zona 5 e la zona 9, queste zone sono collegate ai polmoni. Buonasera, buonasera. Prego, si accomodi. Piacere, Chiara. Oggi io sarò la tua skin expert che si occuperà della tua mappatura del viso e dell'analisi della pelle. Esatto. Come viene eseguita, dopo ti farò qualche breve domanda giusto per capire un po' meglio ed eseguire l'analisi in modo ancora più accurato. Dopo eseguire l'analisi e ultimo step ti prescriverò, consiglierò i prodotti adatti alle tue esigenze e al tuo tipo di pelle in questo momento. Ok? Bene. Prima posso offrirti qualcosa? L'acqua. Ok. E tu quando vuoi. Posso anche offrirti. Qui abbiamo lamponi, una fragola, ce ne passo una fragola e cioccolato. Allora, appunto, comincio dallo spiegarti cosa andrò a fare oggi brevemente. Allora, questo è il tuo viso, diciamo così, ok? Ed diviso, lo dividerò in 14 sezioni. 1, la fronte divisa in 1, 3, la tua è la zona qui, fra le sopracciglia e sopra il naso. Poi abbiamo 4 e 10 che sono le orecchie, 5
capire se si può capire appunto dal viso se si hanno magari qualche squilibrio, abbiamo qualche squilibrio all'interno, ok? La zona 1 e la zona 3, quindi la fronte, sono collegate al sistema digerente, quindi molte volte quando si hanno problemi, soprattutto a livello di sfoghi sottocutanei sulla fronte, molte volte è ad esempio perché si esagera con alimenti grassi, come ad esempio il latte i latticini. La zona 2 è la zona in cui è la zona collegata al fegato, è una zona in cui diciamo si riversano molte impurità, e avere delle impurità particolari qui può essere segno di appunto stress del fegato, quindi ad esempio assunzione di troppi alimenti, troppo grassi, oppure assunzione eccessiva di alcol. Poi abbiamo 4, 10, 6 e 8, quindi orecchie e diciamo zona intorno all'occhio per oculare. Sono collegati rispettivamente al rene destro e al rene sinistro. Anche qui, ad esempio, rossori sulle orecchie, oppure anche eccessive borse sotto gli occhi possono essere dovute a un'assunzione troppo bassa di acqua, ecco, insufficiente di acqua. Poi abbiamo la zona 7. La zona 7 è collegata al cuore, e a volte i problemi in questa zona possono essere dovuti a problemi di pressione alta, ad esempio, oppure alla mancata assunzione di acidi grassi essenziali, come ad esempio la ovviamente queste cose vanno discusse anche con un medico, ecco, però magari può essere un buon inizio il viso. Abbiamo la zona 5 e la zona 9, queste zone sono collegate ai polmoni. Quando si hanno problemi in queste zone vuol dire, molto spesso vuol dire che la persona fuma o ha fumato, oppure comunque è collegato al fatto di avere allergie a livello del sistema respiratorio. Quando è così lo vediamo subito perché la pelle è più sottile, si notano anche dei rossori dati da dei capillari deboli o rotti. Sì, proprio questa zona è molto evidente. E poi abbiamo 11 e 13, questa zona sulla mandibola è collegata al sistema ormonale, soprattutto alle ovaie, quindi tende a scaricare impurità soprattutto in momenti premestro. E poi ovviamente anche la zona del mento è collegata a sbilanci ormonali. È molto frequente avere comunque imperfezioni lungo questa zona quando si soffre appunto di sbilanci ormonali anche non esagerati. Noi consigliamo sempre, quando ci sono imperfezioni evidenti in questa zona, di fare una visita del ginecologo. E poi abbiamo la zona appunto del collo e del décolleté. Questa zona diciamo che non è collegata a nessun organo interno in particolare, ma è una zona molto spesso, vedremo adesso, in cui si nota molta iperpigmentazione e comincia a essere più evidente i segni dell'invecchiamento. Infatti il collo è la prima parte in cui riusciamo a vedere, insomma, che la pelle sta cominciando a invecchiare, riusciamo magari ad agire meglio e soprattutto ad agire preventivamente sul viso. Quindi questo è ciò che andrò a vedere. Andrò quindi a sezionare centimetro per centimetro e zona per zona, e andrò a puntarmi ciò che vedo, ma non solo, ti racconterò, scusami, ciò che vedo, così insomma potremo confrontarci, e secondo me è molto bello essere cosciente di ciò che una persona fa, insomma, sul cliente. E nulla, questa è la spiegazione. Adesso devo farti giusto 2 o 3 domande.
che mi aiuterà ad ottenere, insomma, il meglio da questo appuntamento. Allora, prima di tutto ti chiedo la tua età. Okay. Ti chiedo la tua skincare routine in media, proprio giornaliera, non quelle del sabato, della domenica, la maschera, eccetera, ma tu che usi tutti i giorni. Ok. Sì, se ti ricordi i prodotti di Malibu. Zone in cui c'è iperpigmentazione, rughette e qualche sfogo. Ok? Va bene. Adesso ogni tanto io andrò a segnarmi anche ciò che ti dico in modo da ricordarmi tutto. Perfetto, iniziamo. Igienizzata, però non indossare i guanti perché una cosa principale appunto di questa operazione è il tatto, il sentire se ci sono delle irregolarità, se la pelle è troppo oleosa, secca, eccetera, è importantissimo. Per fare questa analisi userò questi occhiali un po' strani, lo so, però mi permetteranno di appunto, diciamo, avere un'occhiata più, di ingrandire la zona e anche di illuminarla. Ok? Ci siamo? Bene, partiamo. Allora, comincio zona 1 e appunto centimetro per centimetro. Sento quello che mi dicevi, quindi sento che ci sono effettivamente degli sfoghi, dei brufoletti sottocutanei, appunto molto spesso dovuto alla troppa assunzione di latticini. Ah, ok. E poi noto, se posso, che hai fatto qualcosa ai capelli recentemente, una tinta o metti dello spray. C'è un po' di rossore qui, magari ti ha un po' fatto irritazione, quindi semplicemente cerca anche di porre più attenzione. Oppure a volte è dovuto anche al fatto che non si lava bene questa zona, l'attaccatura dei capelli. Ok. Non vedo disidratazione, non vedo altri problemi particolari nella zona 1, quindi passo alla zona 3. Allora, anche questa stessa cosa, brufoletti, stessa cosa l'attaccatura dei capelli. Ok, inoltre vedo anche appunto qualche secchezza a livello delle sopracciglia. Quindi hai paura un po' di lavare questa zona, d'accordo, non averla, se l'hai fatto da un po', non aver paura. Ok, perfetto. Allora adesso andrò invece a analizzare la zona 2, come abbiamo detto, la zona collegata più al fegato.
Diciamo che d'estate magari tendiamo a bere un po' di più, mangiare un po', controllare meno l'alimentazione in vacanza, quindi può essere normale, però insomma adesso bisogna starci un po' attenti perché comunque la tua pelle ne sta risentendo molto. Però a parte questo non vedo nient'altro. Adesso mi sposto e ti guardo le orecchie. Perché a volte posso trovare ad esempio anche a parte rossori e poi imperfezioni dovute a uno shampoo troppo aggressivo, alla mancanza postissima. Adesso andiamo a vedere le zone 5-9.
Continuiamo con questi occhiali che sembrano un po' venuti dal futuro, però molto utili, devo dire. Allora, adesso zona 6 e 8, gli occhi. Allora, diciamo che non vedo grandi miglio, quindi direi che il contorno occhi può andare bene a quello che utilizzi ora. E non vedo neanche particolare gonfiore e particolari occhiaie, diciamo che comunque le occhiaie, a meno che non siano evidentissime, molte volte sono genetiche, quindi non ci si può fare neanche troppo. Si può andare a illuminare magari col contorno occhi, un po' di correttore, però insomma ci si deve anche un po' arrendere ad accettarle. Anch'io le ho accettate. Allora, adesso andiamo zona 7, zona 7 appunto naso e upper lip, zona sopra la bocca. Allora, devo dire il naso, vabbè, il naso comunque è la zona, diciamo, con più imperfezioni a volte di tutto il viso. È normale, un po' di punti neri, ma non vedo esagerazione, vedo solo un pochino di irritazione a livello del lato del naso. Questo può essere dovuto magari a una eccessiva o troppo irritante, troppo forte pulizia, ad esempio, dei punti neri con i patch. Ok, immaginavo. Ecco, magari al posto di usarli potreste ad esempio usare semplicemente un esfoliante. Molto, so che danno fastidio i punti neri sul naso, sono una cosa odiosa, però bisogna stare molto attenti. E controllo anche il sopra il labbro, ma non vedo nulla di che. A volte sopra il labbro troviamo dei cometoni da uso di puro cacao che occludono, o di magari cosmetici scaduti. Ne vedo tutti i colori, però qui non c'è assolutamente problema. Ok, e poi passiamo a zona 11 13, poi 12 e 14. Allora, 11 13, in realtà ciò che vedo sono per lo più cicatrici. Ok, perfetto, quanto un paio di anni fa. Ma guarda, in realtà le vedo proprio con gli occhiali ingranditi, con la luce, e le vedo anche poco, quindi non porti particolari problemi. Immaginavo. Ok, ti sei aiutata comunque con la niacinamide. No, ma ci sta funzionando, ma guarda, sono praticamente passate. È normale, le cicatrici ci mettono tantissimo tempo, e anche da questa parte. Quindi comunque hai fatto una visita dal ginecologo, perfetto. Ok, a parte questo io non vedo nulla di particolare, quindi ora direi che questo problema ormonale comunque si è stabilizzato. E anche nella zona 12 sul mento vedo giusto i soliti, un po' di zone oleose, un po' di punti neri, ma non un'esagerazione assolutamente. E infine andiamo sul collo e décolleté. Allora, che sì, qui vedo effettivamente qualche leggera macchiolina. E anche pelle un po' più sottile. Questo purtroppo devo dire che molte volte è dovuto al non uso, o all'uso
diciamo, non appropriato della crema solare, di mettere crema solare su collo e décolleté solo d'estate, non andrebbe messa tutto l'anno, perché appunto queste zone sono zone estremamente sensibili per questi problemi, estremamente delicate, e tra l'altro la crema solare andrebbe rimessa ogni 2 ore. In realtà io consiglio spesso, vediamo se no, non ce l'ho qui. No, ce l'ho qui. Consiglio spesso prodotti del genere. Questo ad esempio è una crema, un'acqua protettiva, quindi si spruzza sopra, comodissima, non bisogna spalmarla e la si può mettere ogni 2 ore. Secondo me è la soluzione migliore, almeno per chi si trucca tanto, ecco. Okay. Intanto vorrei sapere se com'è andata. Ok. Ah, sono contentissima, grazie, grazie. E adesso vedremo un po' anche con i prodotti che ti consiglio, ecco. Consiglio appunto dei prodotti che andranno a sostituire la tua skin care, e ti darò appunto dei campioncini, poi se troverai bene potrai acquistare qualcosa dal nostro sito o tornare qui e magari ci possiamo risentire fra 8 mesi, un anno o anche prima, magari se vuoi darmi un feedback su com'è andata, ecco, mi farebbe veramente molto piacere. Ok, allora, cominciamo. Tutti i nostri prodotti sono così bianchi, perché poi quando ti daranno insomma il kit, lo starter kit con i campioncini, ci sarà l'etichetta personalizzata con nome e tipo di pelle. Sì, si può scegliere anche il font, bellissimo, per una cosa molto carina. E allora, come detergente, onestamente, secondo me va bene, non è il problema il detergente in questo caso. L'unica cosa che ti consiglio magari è, mi raccomando sempre, lavarsi le mani prima di detergersi il viso e detergerselo magari con cura e anche in questa zona. Anche nella mascella, esatto, e anche sul collo, però del resto il detergente mi sembra comunque adatto. Poi il tonico che ti darò è questo è un tonico leggermente, e dico leggermente, astringente, per appunto risolvere quei punti neri che ti danno un po' fastidio. Ok. Ah, un odore meraviglioso. E il tonico, visto che non lo usavi, te lo spiego, va usato dopo il lavaggio del viso e prima delle creme. Però se ad esempio ti capita un giorno di fare, non so, fare uno scrub, una maschera da risciacquare, ecco, lì il tonico va messo dopo, quindi diciamo dopo l'ultima volta che si usa l'acqua, si risciacqua, ok? Alcune persone lo mettono anche ogni volta, quindi tu per se lavarti il viso, tu per se sciacquati la maschera, io lo trovo un po' uno spreco di prodotto. Si beve un bel campionaggio, quasi non sembra una mini size, ecco. Bene. Ovviamente questo che ti sto facendo vedere non è quello che ti daranno, non è lo stesso pozzetto che sto toccando io, ecco. Bene. Un'altra cosa che io cambierei
di Siri in realtà terrei la niacinamida alla sera, va benissimo, benissimo, e toglierei invece l'acido retinoico perché secondo me è un po' troppo grasso per la tua pelle, infatti è oleoso e non è adatto, non è adatto, va solo a peggiorare un pochino la situazione che mi hai descritto anche te, che abbiamo visto. Quindi semplicemente se vuoi mettere qualche attivo, qualche attivante, aggiungere qualche booster, puoi aggiungere dell'acido ialuronico, del coenzima Q10, dei peptidi, insomma, ecco. Invece questo è un siero purificante da mettere a mattina. Se vuoi la sera se metti la niacinamide va bene, però puoi metterlo anche la sera volendo, ok? E questo, anche questo aiuterà un po' a tenere a bada sia i brufoletti sotto la fronte, sia insomma tutte le imperfezioni che ti si formano qui, sia un po' i punti neri, ok? Sentiamo e aspetto anche delle tue notizie se vuoi. Perfetto.